sul modello di quella immensa di Lourdes. Accorrono qui a milioni, non solo dalla Francia tradizionalista, come ci si potrebbe aspettare, ma da tutto il mondo, come ci dicono, pellegrini di tutte le razze, incrociati un giorno qualunque di primavera. O questo gruppo di indiani venuto a celebrare messa proprio nella chiesa del curato. Cosa dunque accade per provocare tanto sconquasso in un placido paesino del centro-sud? Il curato d'Ars è arrivato qui nel 1818. Quando è arrivato qua, dopo aver camminato tutto il giorno, è rimasto sorpreso di venire a vivere in una bella casa, lui che aspirava a vivere per il Signore una vita di tutta povertà. Ed è ciò che mi tocca più in lui, questo voler essere povero, nel senso biblico del termine, cioè chi si aspetta tutto da Dio. Povero certo lo fu da più punti di vista, perché non poteva appoggiarsi su doti particolari, studi, cultura, competenze, se non fare ricorso con totale fiducia a Dio. Quindi povertà materiale, ma anche spirituale e intellettuale, umana, se vogliamo. Ciò che stupisce nel santo curato d'Ars è come un giovane del tempo, ma ordinato tardi per i criteri di allora, che era stato rimandato indietro dal seminario perché aveva difficoltà a capire gli insegnamenti in latino, inviato in un piccolo posto come Ars, tagliato fuori dalle vie di comunicazione, con 200 abitanti appena, in un angolo nascosto della diocesi, quindi non certo una parrocchia significativa, non un incarico prestigioso, bene, questo piccolo prete, piuttosto anonimo, sia diventato un personaggio famoso, destinato qualche anno dopo la morte a essere nominato solennemente dal Papa e dalla Chiesa tutta patrono dei curati dell'universo. Un mistero che una persona così umile sia diventata, come ha ricordato Benedetto XVI nell'anno sacerdotale, il modello per tutti i sacerdoti. È impressionante. Egli era completamente aperto alla grazia del Signore, in modo che potesse fare nel suo cuore ciò che a lui sarebbe stato impossibile. Arrivando in questo villaggio in una giornata fredda d'inverno, tra pochi abitanti, un posto né meglio né peggio di tanti altri, un luogo dove, tra l'altro, dopo la Rivoluzione francese, la gente aveva perso la sua fede tradizionale, la chiesa si era svuotata. Bene, dopo pochi anni, circa 7, ha completamente capovolto la situazione. Come ci è riuscito? Lo scrive lui stesso, abitando la chiesa. La gente del villaggio, vivendo dei campi, si alzava presto e lui già alle 4 era operativo. Era arrivato un venerdì e sabato all'alba era già in chiesa. I villani passando potevano vedere i segni della sua presenza, curiosi di vedere che facesse così presto in un ambiente tra l'altro gelido, non riscaldato. Poco a poco si affacciano all'interno e vedono questo pretino inginocchiato davanti al tabernacolo, felice con un gran sorriso. Gli chiedono dunque che c'è da stare allegri in un posto così al freddo in un'ora da lupi. E lui risponde che la più grande gioia dell'uomo è di essere in amicizia con Dio, incontrarlo ogni giorno, lasciare che la sua grazia entri in noi e ci cambi nel profondo, accogliere il suo amore. Per lui la preghiera è esattamente questa forma di amicizia con Dio. Da qui il suo desiderio di condividerla con gli altri, in primis i suoi parrocchiani. Ed è proprio questo che avviene. Man mano la gente della sua parrocchia comprende che in quella piccola chiesa c'è qualcuno che li attende e che vuol fare grandi cose con loro.
Il curato d'Ars non creò congregazioni, ma, impresa certo non meno significativa, un nuovo modo di intendere la figura del parroco, per il quale la presenza di Maria poteva rivelarsi decisiva. Anche per questo il legame del curato con Fourvière resterà sempre stretto. Una caratteristica del santuario di Fourvière era infatti l'abitudine dei fondatori di congregazioni, tra tanti Frère Gabriel Taborin, grande seguace del curato, di raccogliersi qui, prima del grande passo, affidando alla Vergine il nuovo ordine che si andava a creare. Questo sotto il segno dell'Immacolata Concezione, un'immagine che unisce tre luoghi in un triangolo formidabile della fede, Lourdes, Ars e il primo che ci riguardi, il santuario di Fourvière, dove uno sfolgorante mosaico ricorda la proclamazione del dogma da parte di Pio IX. A Fourvière, la festa dell'Immacolata dell'8 dicembre, celebrata anche come festa delle luci, è una delle occasioni più spettacolari per il santuario e la città intera. L'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, a Lione è molto sentita, in quanto fu l'8 dicembre 1852 che venne eretta la statua dorata della Vergine che domina la città e che portò i lionesi spontaneamente a illuminare la città. Oggi è ricordata più che altro come festa delle luci, ma occorre ribadire che in realtà è nata come omaggio a Maria. Vengono allora centinaia di migliaia di persone. Un evento grandioso e spettacolare. Ed ecco dunque il legame con gli altri due luoghi accennati. Ovviamente Lourdes, dove la Madonna si presenta a Bernadette come Immacolata Concezione, un messaggio, quello della timida ma tenace pastorella dei Pirenei, che nessuno come il curato d'Ars, morto un anno dopo le apparizioni, avrebbe saputo cogliere in tutta la sua profondità. Ars, come logico aspettarsi, è l'ultimo luogo della catena mariana. Qui una bellissima targa ricorda come il curato, nel maggio del 1836, prima della dichiarazione del dogma, volle consacrare i suoi parrocchiani al cuore immacolato di Maria. Uno dei primi lavori del curato qui sarà di far restaurare la cappella della Vergine. Vorrà sostituire la statua per metterne una molto più grande. Poi inserirà il nome dei suoi parrocchiani iscrivendoli nel cuore immacolato di Maria. Vi è ancora adesso questo cuore sospeso e in questo cuore sono ancora ricordati i nomi di tutti i parrocchiani. Devozioni niente affatto da bigotti, intendiamoci, ma una realtà concreta del suo agire quotidiano, della sua fiducia assoluta nella Vergine. È fondamentale ricordare il ruolo che Maria riveste nella vita di ogni sacerdote. Il curato d'Ars non ha mai dubitato un istante della necessità di sentire vicino al suo spirito la presenza della Vergine. Direi perché si tratta di una presenza materna, femminile, che è necessaria ad ogni essere umano e che in ultimo si basa sul fatto che è lei a offrire Gesù al mondo. Cosa che lei ha manifestato in modo sublime ai piedi della croce. Il prete, che è un altro Cristo in fondo, ha a sua volta la vocazione ad offrire, a donare, a celebrare la presenza del Cristo agli uomini. In questo credo che Maria sia un modello. Lei sta anche a ricordarci che noi preti non siamo che strumenti nelle mani di Dio, che quindi non possiamo noi accaparrarci delle cose, ma dobbiamo donarle, donarci e donare Gesù finalmente. Perciò Maria è stata sempre molto presente nella vita del curato. Maria non è ancora presente nella società di oggi. Lei è sempre qui con noi. La grazia di Dio deve contrastare sempre il rifiuto degli uomini, spesso la persecuzione. La purezza, la grazia di Maria, appunto Maria piena di grazia, tutto questo attraversa i secoli e i continenti, perché il Vangelo non conosce confini. Insomma, questa grazia tocca ancora tutti. Ecco che abbiamo apparizioni di Maria in Ruanda, in Madagascar, ovunque nel mondo.
La grazia di Maria non può essere cancellata facilmente. Certo, ci sono le persecuzioni, ve ne sono anche in Francia, in certi ambiti, ma in ogni caso la grazia di Dio non è soggetta alle mode della storia e il ruolo di Maria resta eterno. Come luogo legato al patrono dei parroci del pianeta, Ars ha un significato sacerdotale come forse nessun altro al mondo. A 300 metri dal santuario sorge un seminario che in tempi di crisi vocazionali è un centro propulsivo insostituibile per la Chiesa della laicissima Francia. Sono arrivato qui per l'inizio del mio seminario e ho trascorso qui ad Ars tutta la mia formazione, un periodo di 6 anni. Un seminario davvero speciale per la prossimità ai luoghi di questa grande figura che è il curato d'Ars, il santo patrono dei parroci di tutto il mondo. Quindi la mia sensazione è stata di aver fatto i miei studi e di aver vissuto finora su un modello che è così alto, quello del curato. Un grande santo che ha segnato non solo la vita di questo piccolo villaggio, ma di tutta un'epoca e la stessa vita dei preti di oggi. Per me è stato decisivo conoscere questo luogo fin da piccolo. Avevo 12 anni ed ebbi la gioia di venire qui con i miei genitori durante le vacanze. A casa avevo letto un libro illustrato per bambini che raccontava la sua vita e mi aveva affascinato. Mi aveva così colpito e io avevo stabilito mentalmente un legame tra il curato e il prete della nostra parrocchia, un uomo che mi aveva a sua volta molto segnato e per certi versi aveva delle somiglianze col curato d'Ars. La vita del seminario si fonda su 4 colonne fondamentali. La prima ed imprescindibile è la vita spirituale. Un secondo aspetto è la vita intellettuale, gli studi, basati sulla dottrina della Chiesa e il pensiero di San Tommaso d'Aquino. Un terzo pilastro è la vita comunitaria, perché qui viviamo in un luogo piacevole, uniti in piccole fraternità, in cui 7-8 seminaristi vivono con un sacerdote. Questa vita di comunità è forte, qui ognuno di noi ha un ruolo ben definito secondo le competenze e le attitudini, delle responsabilità specifiche nel corso dell'anno. Ci sono anche tempi di uscita comune per rinsaldare legami di amicizia, darsi una mano senza mai scordare la preghiera gli uni per gli altri e perché no avere dei momenti di distensione insieme. C'è anche lo sport. Perché è importante per l'equilibrio, oltre alla mente e al cuore, impiegare bene anche il corpo. Il quarto e ultimo aspetto è la vita pastorale. Quindi tempo da vivere in parrocchia, in servizio per le esigenze del quotidiano parrocchiale nella zona di Ars. Diamo un contributo essenzialmente per la messa domenicale e poi nell'insegnamento del catechismo. Nella chiesetta che ospita il cuore del curato, inaugurata alla canonizzazione ad opera di Pio XI, proprio sopra il portale si ricorda che padre Jean-Marie è stato dichiarato patrono dei parroci dell'universo. Da poco, nei 150 anni dalla morte, gli si è dedicato l'anno sacerdotale. Oggi ad Ars sacerdoti di tutto il mondo vengono non soltanto per comprare i migliori capi di vestiario o arredi liturgici che si possano trovare. Una figura, quella di Jean-Marie Vianney, che ha ispirato scrittori del Novecento come Georges Bernanos, che nel romanzo Sotto il sole di Satana immagina un parroco sognatore e incompreso in lotta col maligno e i vizi del mondo. Un modello ancora attuale, dunque, nella sua problematicità,
o che viene da un mondo troppo lontano per essere ancora praticabile. Perché venire qua ad Ars? Lo faccio quasi 2-3 volte all'anno, ma per un sacerdote è il momento, il luogo dove si riprendono le basi del sacerdozio, cioè la disponibilità alla gente, disponibilità per tutti, credenti, non credenti, praticanti, siamo qua per tutti. Per un sacerdote in parrocchia è molto importante riprendere questa disponibilità a tutti. C'è anche questa disponibilità alla salvezza, questa preoccupazione che aveva sempre il curato d'Ars. Cosa faccio con quelli che mi sono affidati? Cosa faccio per loro e cosa li posso dare? Non soltanto per la fame quotidiana, ma anche per la salvezza eterna. Oggi sono venuto con un gruppo di bambini che si preparano alla prima comunione. Per loro è toccare in modo molto concreto la semplicità di Dio. Il curato d'Ars parlava di Dio con parole semplici, con immagini, con piccole parabole molto semplici. Questo ci parla ancora oggi al nostro cuore, parla anche alla gente giovani, ma anche agli anziani. Abbiamo bisogno di un linguaggio semplice su Dio. Non aveva nulla, in fondo, di straordinario, nulla di spettacolare in ogni caso. Si è affidato al volere di Dio con un abbandono, questo sì, fuori del comune, una fiducia assoluta. Dunque la sua incredibile fecondità esistenziale viene tutta da qui. Ne è la ragione profonda. Ecco dunque spiegato perché qui accorrono i sacerdoti. Tutti trovano qualcosa nel curato di vitale, come fosse un loro fratello maggiore che li accompagna nel sacerdozio. Qualcuno cui confidarsi, cui sottoporre i propri dispiaceri, ansie, problemi, gioie, progetti. Questo perché lo sentono così vicino, uno che ti capisce e che ti spiega che affidarsi tutto al Signore è possibile. Questo è molto tipico di chi viene qui. Un aspetto interessante è che qui ad Ars convivono bene differenti congregazioni religiose, oltre a quella di cui faccio parte, come Benedettine del Sacro Cuore di Montmartre. Siamo presenti in vari santuari per l'accoglienza ai pellegrini. Ci sono monaci come i Fratelli della Santa Famiglia, altri che si occupano delle case di ospitalità. Ed è forse un motivo in più per cui tanti sacerdoti di diversa provenienza, età, sensibilità e cultura vengono qui sempre con gioia. Non è un caso. Il curato stesso faceva collaborare persone molto diverse e lavorava sempre per l'unità nella Chiesa. Aveva il talento e il carisma di saper valorizzare le qualità di ognuno, ciò che ciascuno poteva dare alla causa della Chiesa e del Signore. Per un visitatore e per noi, penso sia bello vivere questa ricchezza di aspetti e di presenze.
La nostra epoca è senza dubbio molto differente dallo stile di vita dell'Ottocento, particolarmente in Francia. Perciò alcuni ritengono che il curato da